Amici sportivi, un caro saluto da Andrea Anselmi e benvenuti ad una nuova puntata di White Red News, il rotocalco sportivo settimanale interamente dedicato alle vicende calcistiche e non solo dell'FC Südtirol. Siamo a Masoronco, nel centro sportivo dell'FC Südtirol, in compagnia, come sempre, di due ospiti che vado immediatamente a presentare. Alla mia sinistra il numero uno dell'FC Südtirol, il 33enne portiere Achille Koser. Ciao Achille. Ciao a tutti. Alla mia destra invece 26enne centrocampista brianzolo Michael Girasole. Ciao Michael. Ciao, ciao a tutti. Ok, inizio da Michael Girasole. Prima di proiettarci verso la partita di sabato, quella contro la Pro Patria, facciamo un passo indietro, Michael, e parliamo del pareggio con la Cremonese. Quanti rimpianti ha lasciato? Perché era una partita fondamentalmente nella quale avreste meritato di vincere, avete avuto anche l'opportunità nel finale. Sì, viste le occasioni, anche il gioco che abbiamo espresso, meritavamo sicuramente i 3 punti. Purtroppo abbiamo sbagliato 2 gol alla fine con Michi, 2 gol annullati, e cercheremo di fare i 3 punti invece sabato. Ecco, 2 gol annullati, uno annullato a te. Abbiamo avuto noi bisogno del supporto delle immagini per capire che eri in posizione regolare. Tu dal campo avevi avuto subito la Inizialmente percezione? no, perché ho esultato e tutto. Dopo ho sentito il fischio dell'arbitro, ho guardato il guardalino, ho visto la bandierina alzata e ho capito che era fuori gioco, però fa niente. Ma lì avevi capito invece tu di essere in posizione regolare? Sì, all'inizio sì, infatti quando me l'ha passata Jack di tacco ho calciato pensando che fosse in posizione regolare, ho esultato e tutto, ma purtroppo c'era annullato il guardalino. Hai giocato da punta esterna, ti chiedo un ruolo per te inedito o, se non ricordo male, lo avevi già, insomma, comunque utilizzato, se non ricordo male, in quella stagione Serie B all'Albino Leffe. Sì, ho fatto la punta esterna anche all'Albino Leffe, anche l'anno scorso quando capitava. E devo dire che poi con l'infortunio di Fink durante il riscaldamento il mister mi ha messo lì, ho fatto quello che mi ha chiesto di fare e mi sono trovato abbastanza bene. Poi vabbè, ho cambiato nel secondo tempo, ma l'importante è che c'è stata la prestazione della squadra e sono contento per quello. Aspetto positivo, altro Achille, il fatto che il Südtirol sia arrivato al suo quinto risultato utile consecutivo, 2 vittorie e 3 pareggi, segno che questa squadra sta iniziando a trovare una propria dimensione, ti chiedo. Ma la cosa positiva di questa partita, secondo me, è che siamo tornati a osare di più, mentre nelle magari altre partite, anche quelle che abbiamo vinto, tipo contro il Gian Erminio, secondo me non abbiamo osato, per quello che possiamo osare. Invece questa partita qua l'abbiamo messa, mi ricordo un po' quella di Mantova, che è stata secondo me la migliore nel complesso di quest'anno, e quindi questo è l'aspetto positivo di questo pareggio, che poi sia stato immeritato o meritato, non lo meritavamo di vincere, questi sono discorsi che si fanno dopo, però per me è stato positivo quello, dal pareggio della Cremonese. Settimi in classifica con 4 punti di ritardo al secondo posto, 6 dal primo. Va bene così? Oppure, insomma, c'è qualche rimpianto? Perché pensando alla partita con Renate e a quella ultima contro la Cremonese, probabilmente, insomma, 4 punti in più li potevate avere in classifica. Ma io credo che qui ci siano le qualità per ambire a posti superiori. In questo momento penso che forse potremmo fare qualcosina di più, però è anche vero che siamo in una posizione che ci permette ora, 4 partite dalla fine del giro d'andata, insomma, di giocarcela per scalare posizioni importanti. Bisogna ricordarci che se avessimo perso Lumezzane, naturalmente saremmo lì a guardarci Certo. dietro. Quindi, insomma, il calcio è così, soprattutto con i 3 punti, basta fare 2 vittorie e ti trovi in cima, e invece magari fai 2 sconfitte e devi guardarti dietro. Noi credo che potremmo fare forse qualcosina in più, ma la posizione ci permette ancora di guardare in alto, ecco. Michael, delle 11 prime squadre in classifica, siete quella con il peggior attacco. È qui che stanno i maggiori margini di miglioramento di questa squadra, anche perché, insomma, è vero che i gol sinora complessivamente sono stati pochi, ma di palle gol ne avete avute tante invece. Sì, ma infatti, come ci ripete anche il mister, l'importante è creare a partita le 3-4 palle gol che ti possono fare gol. Poi certo dobbiamo essere più cinici, più cattivi quando arriviamo lì davanti, e infatti stiamo lavorando per quello. E i gol arrivano, ma anche l'1-0 è sempre 3 punti vale, per cui non c'entra tanti gol quanti gol facciamo, ma è il risultato alla fine che conta. È uno dei campionati di Lega Pro più equilibrati ai quali hai partecipato, vedendo anche i risultati della domenica, il segno X, cioè quello del pareggio,
è quello predominante, la classifica è molto corta anche. Sì, ma infatti secondo me dei tre gironi questo qua è quello con le squadre diciamo più complete, più forti. Si è visto ieri per esempio l'Alessandria che ha battuto il Palermo, che è una squadra di Serie A, il Pavia che se l'è giocata col Verona, per cui secondo me come campionato equilibrato e noi dovevamo cercare di fare sempre il massimo pensando partita dopo partita. Achille, era una vita che non giocavi in Lega Pro, questo perché insomma hai sempre giocato in categorie superiori, Serie A e B, per intenderci, che livello hai trovato, a livello proprio qualitativo intendo? Ma credo che questo sia un girone che in cui è ritornata la qualità. Adesso io non, da quello che mi raccontavano era un po' scemata il fatto forse di avere tanti giovani inesperti, ha portato un po' negli anni passati a la Lega Pro a un livello ancora incompleto. Invece mi sto accorgendo che ci sono squadre che sanno giocare a pallone, che sanno stare in campo e quindi ripeto, come ha detto appena lui adesso, la vittoria dell'Alessandria sul Palermo e l'ottima prestazione del Pavia col Verona credo che siano il segnale che questo girone è uno dei più difficili e quindi bisogna continuare a lavorare alla grande per starci dentro, per stare in alto. Quanto è stata dura per te insomma, diciamo, la partenza d'handicap col fatto che sei dovuto rimanere fuori 2 mesi e mezzo per infortunio, visto che avevi fatto appena 2 partite e poi ti sei dovuto fermare? No, purtroppo è un po' il target della mia carriera, gli infortuni mi hanno bersagliato e quindi questo ennesimo infortunio, sai, soprattutto quando parti magari con 2 vittorie e trovi sicurezza, un po' toglie, però bisogna, il calcio è così, bisogna sempre tornare e tornare meglio di prima. Ecco. Ti è mai balenato così il pensiero, visto che Miori quando ti ha sostituito l'ha fatto molto bene, di aver potuto perdere il posto da titolare? Ma quello ci sta, insomma, io ripeto, secondo me il calciatore non deve essere la carriera a metterlo in campo, deve essere quello che dimostra ogni giorno venendo qua a allenarsi. Dovrebbe essere così, ma non solo per me perché sono qua, perché deve essere così in tutte le altre squadre. Quindi questo è il mio pensiero, quindi se Miori, ringrazio il mister che mi ha dato l'opportunità di rientrare. Te lo aspettavi? Me l'aspettavo sinceramente, ho lavorato durante la settimana, mi sentivo bene, quindi quello che mi aspettavo è che di dimostrare a me stesso che stavo bene e anche al mister. Credo di averlo fatto e poi quella è stata una decisione sua e penso di aver risposto per quello che me l'ho poi allenato durante la settimana. 9 presenze Michael nel Sutirol in campionato sin qui, solo 2 da titolare. Ti chiedo sinceramente, ti aspettavi di giocare qualcosina di più? Fermo restando che ovviamente la concorrenza è qualificata. Sì, certo, quello è sempre la speranza di ogni calciatore, giocare sempre titolare, così non è stato, però non c'è nessun problema. Io sono sempre a disposizione del mister, quando vorrà mi farà partire titolare, quando ci sarà opportunità entrerò nel secondo tempo. Mister quello... che ha detto, se Michael Girasole sta bene è difficilissimo lasciarlo fuori, segno che forse, insomma, in questi primi mesi non hai sempre goduto del 100% della condizione? Sì, diciamo che qualche problemino c'è sempre stato, come ci deve essere. Però... Segnali dalla regia? Esatto. Però sono contento di quello che sto facendo, di quello che durante la settimana e durante le partite, quando sono stato chiamato in causa, ho sempre risposto e cercherò di fare sempre meglio, quello sicuramente. Achille, sabato è un appuntamento importante per il Sutirol, c'è una partita casalinga sulla carta molto molto abbordabile, ma nasconde anche qualche insidia. È vero che la Pro Patria è ultima, è vero che non ha ancora vinto, però nelle ultime 3 partite non solo non ha mai perso, ma non ha neanche subito gol. Io credo che sottovalutare una squadra in generale sia la cosa peggiore che possa fare, fare chiunque, insomma. Gli esempi li dobbiamo prendere da quelli grandi, il Frosinone pareggiò con la Juve al Juventus Stadium, di recente il Milan a San Siro in Coppa Italia col Crotone, che sta facendo benissimo in B, ma che comunque gioca con una squadra come il Milan, ha faticato, ha dovuto vincere i supplementari, quindi le risposte le danno quelli più bravi, noi dobbiamo guardare loro, quindi bisogna andare sotto, stare attenti e cercare subito di ripetere la partita della Cremonese. C'è una ragione per la quale il Sutirol fa molti più punti in trasferta che in casa? O è frutto insomma di una casualità? Beh, di sicuro il campo non aiuta, se devo essere sincero,
io spero che si interverrà da gennaio su quel fatto lì, perché comunque è vero che il campo è uguale anche per gli altri, però chi deve fare la partita? Esatto, la partita in casa siamo noi e quindi è molto più difficile su un campo del genere. Io sono sicuro che la società provvederà a gennaio a migliorare la cosa che secondo me in questo momento ci penalizza di più. Ultimissima domanda, rivolta a tutti e due perché vi lega il fatto di aver giocato entrambi nell'Alvino Leffe, seppur in periodi diversi, il ricordo che avete di quel periodo vostro specifico nell'Alvino Leffe? Inizia da Michael. Ma io ho fatto 5 anni lì, devo dire che praticamente sono cresciuto lì appena uscito dalla primavera, perché poi sono andato in prestito un anno, poi sono tornato lì, ho fatto 2 anni di Serie B dove sono cresciuto tanto, ho fatto 3 anni in Serie C e devo dire che mi sono trovato sempre bene sia con la società, con i compagni, tutto, e sono contento per quello che ho fatto. Nei tuoi anni invece, Achille, avete scritto forse le storie più romantiche, se mi passi il termine, della storia dell'Albino Leffe, con questa insomma crescita esponenziale, questa ascesa fino alla Serie B, no? Sì, no, abbiamo rischiato anche nella Serie A, nel senso che siamo arrivati vicini, però l'unica cosa che posso dire io è che mi dispiace vedere l'Albino Leffe dove è adesso, perché comunque io ho giocato a calcio grazie all'Albino Leffe e penso che si sia perso un po' quello che rispetto ai miei anni, come avevo già detto in passato, un po' la dimensione, cioè si è voluti andare un po' su dimensioni un po' più grandi, mentre si doveva restare magari in un ambiente un po' più ristretto, e forse è stato quello che... Però sono convinto che i dirigenti del BNF hanno sempre trovato la forza di fare calcio in una valle che attualmente è in crisi, soprattutto a livello finanziario, quindi... io mi auguro che si salvi dal BNF. Ok, vi ricordo solo l'appuntamento di sabato, visto che per quanto riguarda il settore giovanile, giovanissimi nazionali e allievi nazionali riposeranno, la Berretti invece giocherà a Sant'Arcangelo in Romagna evidentemente, sabato dicevo lo stadio Druso, la partita della prima squadra, Suttiro contro Popatria, ore 17:30, società che ha chiamato a raccolta i propri tifosi secondo il motto, insomma, 3 euro per 3 punti, giustificato dal fatto che l'ingresso in tribuna Canazza costerà appena 3 euro, quindi insomma occasione davvero per creare una bellissima cornice di pubblico per sostenere la squadra verso il ritrovamento della vittoria casalinga, l'ultima risale per intenderci, insomma, a metà settembre. Allora è davvero tutto, però prima ringrazio evidentemente, saluto i miei ospiti, in bocca al lupo per sabato Achille Coser, grazie. Grazie Crepi, un saluto a tutti. Bocca al lupo e grazie anche a Michael Girasole. Crepi sto lupo e ciao a tutti, un saluto. Con White Thread News è davvero tutto, l'appuntamento come sempre alla prossima settimana.